Buongiorno ragazzi, oggi ultimo giorno di vacanza, ultimo giorno di ferie, oggi tornerò a casa, infatti, penso che farò abbastanza, cercherò di andare abbastanza in fretta, farò quasi tutto autostrada, però c'è un però, perché non è una vacanza senza passare all'estero, quindi sorpresa. Farò un po' sorpresa ragazzi, adesso rassetterò un po' tutto e poi partirò a volta di, vabbè, dovrete capirlo un po' voi, siamo a Riccione, dove posso andare all'estero da Riccione. Sorpresa! Ok ragazzi, salutiamo il nostro hotel che ci ha ospitato questa notte e si riparte alla volta oggi di casa. Però prima, come vi ho detto, passeremo all'estero. Adesso si saluta anche per l'ultima volta il mare. La moto stanotte ha preso un po' di brina, appena arriverò a casa si lava ragazzi. Un ultimo saluto al mare e via, si parte per la prossima destinazione. Ieri pomeriggio faceva molto caldo, oggi si sta abbastanza bene, la temperatura ideale per la moto è così. Penso saremo attorno ai 20 gradi. Sarebbe bello anche sapere ragazzi qua sotto, magari commentate, voi preferite il Tirreno o l'Adriatico come mare? Io personalmente, vabbè che l'Adriatico e ti sono lunghi da visitare, però ad esempio in queste mete che ho deciso, grazie, in queste due mete che ho scelto, tra Orbetello, l'Isola del Giglio e qua vabbè Riccione, che è una meta un po' più giovanile, più mondana, ho preferito sicuramente il Tirreno, però c'è, magari ci sono altri posti un po' carini anche nell'Adriatico, magari non so, penso alla Puglia, quelle zone lì. Magari ditemi voi cosa preferite, dove preferite andare. Ah, qua c'è un cartodromo. Diciamo ragazzi che questa vacanza sono andato un po' dietro al Giro d'Italia, infatti a Orbetello sono passati quelli del Giro d'Italia e appunto per quello ho scelto quella meta lì, oltre perché sapevo che c'era bel tempo, cioè ho visto un po' sul il meteo e mi sono basato un po' anche su quello. E un po' perché comunque ho visto appunto la tappa del Giro d'Italia e mi è piaciuto particolarmente questo paese, Orbetello, la zona dell'Argentario. Ho detto, sarebbe bello visitarla in moto e l'ho fatto. Ho colto l'occasione. Comunque io direi ragazzi, ci vediamo direttamente al confine. Ecco qua, Repubblica di San Marino. Repubblica di San Marino. Siamo entrati nella Repubblica di San Marino. Vediamo se cambiano le strade. Siamo all'estero. Ci manderanno un messaggio che vi trovate in territorio straniero. Vi avvisiamo che da adesso in poi pagherete un cifro di soldi. E non è che sono messi molto meglio con le strade, però. Oh, che spettacolo! In teoria non siamo ancora nella città di San Marino, siamo nella Repubblica, ma fuori dalla città. Va che bello! Va che bello! Complimenti, davvero bello, spettacolo. Quello là, San Marino, wow, spettacolare. Cioè,
quattro curve. Adesso andremo a fare colazione, che non l'abbiamo fatta in albergo perché vabbè, che lì io non posso parlarci male dell'albergo, però se su Booking mettete check out dalle 7, la colazione alle 7 in teoria dovrebbe essere pronta, cioè. Però mi hanno avvisato gentilmente il giorno prima che io gli ho detto vale, partirei presto domani perché mi aspetta un viaggio lungo e poi visto che nel pomeriggio danno acqua preferirei non prenderla, no? Cioè no, più che qua le danno acqua su al nord, su a Bergamo, quindi ho detto vabbè, preferirei magari non prendere l'acqua e partire prima, onde evitare, come ho fatto ieri, ne ho preso proprio poca perché davano acqua il pomeriggio sugli Appennini, no? Io ho detto partire, però mi fa, io vengo più tardi perché siete in pochi, allora non scrivere alle 7 il check out, scrivi alle 10 se vuoi venire più tardi, no? Vabbè, comunque mi ha scontato 3 euro, erano 23 euro, ma mi ha lasciato 20 euro, quindi vabbè. Ci faremo la colazione a San Marino. Davvero molto bello San Marino, che vista su tutto, su tutte le colline qua, se la passano mica male sti qua sanmarinesi qua, eh. Molto bello, consigliato anche San Marino, che è davvero una vista fantastica, molto bene, molto bravi, molto bello, sembra quasi un gibello. Quindi adesso ragazzi, direzione casa, prenderò come ho detto prima l'autostrada, farò tutta l'autostrada, quindi non vi annoierò con l'autostrada ragazzi, non vi annoierò, perché visto che comunque danno brutto tempo su a partire da pomeriggio, voglio fare una bella tirata e arrivare alquanto prima a casa. Quindi ragazzi, ci vediamo più tardi.
direttamente a casa. Ma dopo, e vai di autostrada. Le cose belle di avere la moto, il traffico lo si salta. Eccoci ritornati dal viaggio, ragazzi, è stato un bel viaggio. L'ultimo pezzo l'ho fatto tutto in autostrada, quindi non ve l'ho fatto fare. Concluderei il video dicendovi una cosa: sicuramente adesso, quando tornate, quando si torna da un viaggio, la cosa più importante da fare è dare una bella pulita alla moto, ringrassare, pulire la catena, ingrassarla e tutto, quindi una bella manutenzione, così che la moto resti nuova. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao ciao.